Pescara guarda all'Europa attraverso una serie di obiettivi per questo 2023, il primo tra tutti la trasparenza e con un sindaco che pare pronto per rilanciare il suo personale progetto bis con la ricandidatura, a patto però di mettere insieme le municipalità sotto un unico nome. Pescara, che non ha bisogno di essere rinominata come nuova perché lo sarà comunque attraverso la realizzazione di grandi opere. Con i fatti e con poche chiacchiere, come ha detto oggi il primo cittadino all'Aurum, sede scelta per chiamare a raccolta consiglieri e assessori, la squadra che dal 2019, da quando è stato eletto in quota Forza Italia, lo ha sostenuto. Abbiamo 153 milioni di euro di opere pubbliche che stanno partendo dalla nostra città, una mole di lavoro consistente che non è mai stata effettuata e che oggi invece realizzeremo, perché dobbiamo prepararci alle sfide del futuro con una città più verde, più sostenibile, più digitale, più aperta al confronto con le altre città. Pescara è pronta, lo faremo, 70 opere pubbliche partiranno nei prossimi mesi, li realizzeremo nel corso del 2023 e del 2024. E di quei fondi oltre 59 milioni di euro appartengono al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un nuovo assetto urbano che passerà attraverso sostenibilità, mobilità e viabilità, sicurezza, politiche sociali, ma anche cultura e grandi eventi. E la città che si trasforma, la città che si prepara alle grandi sfide, la città che è partita con la bandiera blu ma che prosegue con le grandi trasformazioni urbane, pensiamo alla Rete Risulta o a Via Andrea Doria, alla Riviera, il lungo fiume, l'abbattimento dello svincolo a Trombetta, la realizzazione di impianti sportivi, di scuole nuove, di scuole pronte per affrontare l'efficientamento energetico e per garantire energia a basso costo o a zero costo. C'è una trasformazione complessiva per una sfida che Pescara ha lanciato e che ha colto appieno, perché oggi le città si misurano sulle cose da fare, la politica è fare e Pescara in questo sicuramente è all'avanguardia.